Una buona giornata, ben ritrovati in questo ultimo video analisi. Difatti il Monza finisce la propria stagione, finisce il proprio percorso ai playoff, saluta prima della finale, non riesce a giocare alle altre due partite, nonostante la vittoria in casa contro il Cittadella per 2-0, che però non ribalta il risultato dell'andata, troppo pesante da ribaltare, e di fatto il punteggio aggregato dice 3-2 per il Cittadella, e il Cittadella va in finale a giocarsi un passaggio storico, possiamo dire, per questa società contro un'altra società che merita di essere in finale come il Venezia. Sono due progetti di proposta, di veramente carburante, benzina verde di questo calcio che secondo me meritano di essere in finale. Parlando di questa partita, c'è tantissima delusione dentro i ragazzi di Mr. Brocchi, per tutti i tifosi biancorossi che ci hanno creduto comunque fino in fondo, nonostante il risultato pesantissimo. C'era la sensazione che si potesse cercare almeno di compiere un'impresa, e è un Monza che di fatto fa una grandissima prestazione, però non basta. È un Monza che di fatto divide il campo, come si dice, divide il campo in due e mette la Cittadella nella propria area e si gioca a una porta. Però penso che non mette subito quella garra in campo, quella spinta, quella determinazione che si è vista nel secondo tempo. Infatti il Monza non riesce a trovare neanche un gol nel primo tempo, e penso che questa cosa se la porterà dietro per tutta la partita, perché un gol nei primi 45 minuti avrebbe di fatto cambiato tutto, anche a livello mentale, anche a livello di tempo che passa. Ecco, il Monza nel primo tempo sembrava quasi sapere che ci fosse tempo, essere tranquillo che ci fosse del tempo, nonostante continuasse a scorrere, e di poter metterci una pezza, magari nel secondo tempo o più avanti nella partita. E io penso che questa è l'unica cosa nel senso che il Monza forse sbaglia, ecco, nell'approccio a questa partita, ma la proposta di calcio del Monza è subito, fin dalle prime fasi, molto, molto ampia, molto importante. Arriva vicinissimo al gol, vicinissimo al gol, nonostante il tiro in porta è di Balotelli ed è solo uno, ma comunque trova un tiro con Frattesi e con Balotelli che vanno fuori veramente di pochissimo, di una spanna. E è un Monza che riesce ad aprire la lattina solo nel secondo tempo, proprio con Mario Balotelli, e trova il 2-0 al 77esimo. In quel quarto d'ora ci sarebbe stata anche la possibilità di qualche palla buttata, di una palla sporca. In quel quarto d'ora il Monza batte tantissime palle inattive, quindi la speranza di fatto era viva, la speranza c'era di poter andare a fare una magia, di andare a fare un'impresa, però segnare 3 gol in 45 minuti penso che sarebbe stata una delle imprese più importanti degli ultimi anni di calcio. E soprattutto il Cittadella è una squadra tosta, una squadra rocciosa, una squadra resiliente. Il Monza in campionato non è mai riuscito a fare un gol su azione ai ragazzi di Venturato. Pensare di fare 3 gol in una partita era veramente dura, era veramente tosta. Però fare un'analisi completa di questa partita è difficile, perché non si può non tenere in considerazione la prima partita, la partita d'andata giocata al Tombolato a Cittadella, perché è di fatto quella che sposta l'equilibrio anche dell'opinione, sicuramente dell'analisi, anche della partita di ritorno. Perché per il risultato del Tombolato ci si poteva aspettare questo tipo di partita. Il Cittadella, diciamo, in un certo senso entrare a casa di una squadra con così tanti valori tecnici, con così tanti giocatori forti, con un 3-0, poteva quasi entrare affaticato mentalmente, con tanta pressione, quasi da favorita. E giocare da favorito all'U-Power Stadium in questo periodo storico è sicuramente duro. Toglie sicuramente energie, però è un Cittadella che svolge benissimo una fase difensiva, e non penso che gli si potesse chiedere di più al Cittadella. Fa la propria partita, sì, ha anche un po' di paura, sono certo che
alla fine della partita abbiano anche loro hanno usato il pericolo di venire, di essere eliminati in maniera clamorosa per essersi portati così in casa, così dentro l'area ai giocatori del Monza nell'ultima frazione di gioco. Però di fatto è la partita che doveva fare il Cittadella, tenendo conto del risultato d'andata. Lo fa anche in maniera discreta, perché prende due gol. Prende due gol nel quale veramente non poteva fare molto. Ecco la retroguardia della squadra allenata da Venturato. È un Monza che invece, come vi ho detto, conduce forse una delle più belle partite di questa stagione. Con un D'Alessandro che compie un 2-0 in un'azione veramente detonante, e forse c'è qualche rimpianto per il minutaggio in cui D'Alessandro è stato impiegato. Ed è un Monza dunque che non riesce a trovare il terzo gol, non riesce a trovare il gol della gioia pura, che sarebbe stato veramente una liberazione di gioia, un momento catartico per i tifosi del Monza che ci avevano sicuramente creduto. Ci si troveranno a riprovarci l'anno prossimo, e non sono tante le squadre di Serie B che possono sapere già di poterci riprovare subito dopo aver fallito nel proprio obiettivo. Noi ci vediamo alla prossima analisi, dunque, ci vediamo nella prossima stagione. Io vi auguro una buona giornata. Ci rivediamo presto. Rimanete qua collegati sui nostri canali, su tutti i social, rimanete collegati su Monza News. Un saluto a tutti.